E quindi, quanto tempo fa, signore? 15 aprile. E mi aiuti a fare un po' di conti, Un quanti mese giorni sono? e mezzo. Un mese e mezzo. Ecco, quindi veramente lui era già stato operato, ma le cose non erano andate bene. Abbiamo rifatto un'incisione qui perché si era infettato. Abbiamo fatto un'incisione laterale per liberare quel frammento d'osso che bisogna togliere nell'aglund, ma questo signore finora non è stato toccato. Mentre invece il massaggio, l'infodrenaggio che scolla i piani e rimuove il liquido, rimuove la stasi che si fa nella loggia retromalleolare laterale, eccola, loggia retromalleolare laterale, qui ci sono dei vuoti, loggia retromalleolare mediale e intorno al tendine. Quindi per un mese e mezzo questo signore non è stato toccato, mentre invece è il momento di vuotarlo. Perché la gamba di questo signore è diventata una bottiglia che si è riempita di liquido interstiziale. E invece, piano piano, dal piede fino al polpaccio, il liquido va rimosso. Perché se continua a ristagnare, questo signore può stare così per 6 mesi, per un anno, può stare così. Può fare l'elefantiasi, e cioè il ristagno del liquido interstiziale, il ristagno linfatico. Quindi la fisioterapia è all'inizio recuperare la circolazione del liquido, scollare i piani, scollare quelle che si chiamano le fasce aponeurotiche che avvolgono i muscoli e separano i piani di scorrimento. Se questo signore non viene toccato, può rimanere così per tutta la vita. È inutile fare la teca. Addirittura è stato proposto di evacuare non so che ematoma, che questo paziente non ha nessun ematoma. Ha un ritardo della circolazione linfatica, della ripresa della circolazione linfatica, che va ripristinata, che va aiutata con un gentile massaggio, con un gentile linfodrenaggio, ma il paziente va toccato soprattutto. Non bisogna aver paura di toccare il paziente. È inutile attaccare macchine, computer. No, il paziente va toccato, va manipolato. Ecco qua.